Amici di News F1, buonasera da Matteo Mazza per la centesima puntata di Formula One Garage, un bellissimo traguardo per la rubrica più tecnica della Formula 1. E finalmente riprende il campionato dopo la pausa estiva e lo fa nel bellissimo circuito di Spa-Francorchamps. E non perdiamo tempo, quindi vado subito a salutare i nostri esperti, l'ingegner meccanico Werner Quevedo, esperto di materiali compositi, e Ciao Matteo, ciao a tutti. l'ingegnere aerospaziale Alberto Aimar, esperto in aerodinamica. Ciao Alberto. Ciao a tutti. Prima di partire con la puntata, vi ricordo che è disponibile su Amazon, anche in formato Kindle, Capire l'aerodinamica delle auto da corsa, con esempi semplici, il libro di Alberto Aimar, con analisi approfondite sulla tecnica del motorsport a quattro ruote. Dunque, per la 14ª prova del mondiale di Formula 1, si ritorna su uno dei circuiti storici e più iconici della Formula 1, Gran Premio del Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps. Non è più i 14 km come nell'inaugurazione del 1924, ma con i suoi 7.004 metri rimane il più lungo del campionato. Il re di Spa è ancora Schumacher con 6 successi e con i suoi rettilinei e le sue curve veloci, qui il pilota può fare ancora la differenza. Sono in corso le trattative con Liberty Media per la conferma di questo fantastico circuito anche per il futuro, quindi speriamo davvero di non vederlo per l'ultima volta. E Alberto, vuoi commentare la pista che è rimasta invariata nel suo layout, anche se ci sono alcune modifiche con l'aggiunta di vie di fuga più ampie, il ritorno della sabbia e che setup vedremo? Sì, allora, come dici tu, dici bene, questa è una pista in cui i piloti possono ancora dimostrare tanto il loro valore. Questo nonostante le critiche che negli ultimi decenni si sono fatte verso la Formula 1, sempre più, diciamo, volta alla tecnica, alla tecnologia della macchina, e sembrerebbe che quando un pilota ha una macchina vincente, in realtà il contributo maggiore lo apporti la macchina. Qua no. Perché? Perché se vediamo la pista, allora è inconfondibile, nel senso, nonostante tutte le curve veloci, è una pista che per due aspetti molto importanti è da considerarsi a basso carico. Questo perché i primi rettilinei, quindi l'Eau Rouge fino alla prima grande chicane, in realtà, anche se costituiti da cambi di direzione, sono cambi di direzione fatti ad una velocità tale e con un cambiamento di pendenza tale, soprattutto dopo il primo tornante, la prima curva in salita. Quindi, anche se è una curva, in realtà diciamo, la forza centrifuga che spinge verso il basso la macchina, proprio durante il cambio di pendenza, aiuta la deportanza. Quindi, per esempio, in quella zona non è fondamentale avere un carico aerodinamico eccezionale, in quanto, diciamo, la morfologia dell'area geografica aiuta a favore dei piloti. Già più in avanti comunque si acquista velocità e quindi anche nelle curve seguenti, appunto, come dicevamo, fino alla prima reale chicane a 90 gradi è molto stretta, la velocità e diciamo, la conformazione geografica aiutano a creare una deportanza o comunque un'aderenza della ruota, perché non si può parlare di deportanza, un'aderenza della ruota tale per cui si può abbassare la deportanza. Poi abbiamo un tratto misto, però comunque questo tratto misto è generato da curve tra i 50 e i 100 gradi di deviazione. Quindi non sempre abbiamo curve a gomito molto strette. Mediamente sono curve anche abbastanza ampie che si fanno ad una buona velocità, si percorrono ad una buona velocità e quindi fondo piatto, alettone frontale, alettone posteriore e in qualche caso anche pance laterali, prendiamo la Ferrari, sicuramente generano la deportanza giusta e quindi, come vedremo poi dopo, si possono abbassare le incidenze degli alettoni e in questo Ferrari ha seguito questa strada. Vedremo un alettone dopo nelle immagini che sicuramente
come incidenza non è bassissima, ma sicuramente molto bassa come inarcamento. L'inarcamento gioca in una parte attiva nella generazione di deportanza, e più è basso, meno deportanza genera. Questo per poi arrivare praticamente agli ultimi rettilinei, che sono sì dei tratti curvilinei, ma hanno dei raggi di curvatura talmente ampi che la forza centrifuga che si genera sulla vettura è talmente bassa rispetto alla forza centripeta che la vettura può generare, che praticamente non si vanno a mettere in crisi gli pneumatici anche se la deportanza si abbassa tantissimo. Quindi appunto vedremo poi, salvo qualche eccezione, ma la spiegheremo come mai, vedremo che le squadre cercheranno di tenere bassissimi gli alettoni posteriori e quindi cercare di abbassare la resistenza al massimo, perché c'è talmente tanto tempo sui rettilinei, sui tratti veloci, che se uno si portasse dietro alettoni decisamente carichi non riuscirebbe a fare un buon tempo sul giro. E prima di andare sui vari aggiornamenti portati anche dalla Ferrari, come ci chiede Salvatore, una domanda un attimo sulle Pirelli che metterà a disposizione. Sono le C2, le C3 e le C4. Werner, qui c'è sempre l'incognita del meteo, ma comunque una pista che con le sue forze laterali stressa particolarmente gli pneumatici. Sì, esatto, una pista critica perché le forze in gioco sono grandissime, perché, come ha detto Alberto, sono rettilinei che in realtà sono piccole curve. Una piccola curva si fa ad alta velocità, diciamo non una piccola curva, una curva con ampio raggio, per essere più corretti, si fa ad ampia velocità, però il carico si trasferisce sull'esterno. Quindi diciamo che una gomma tende a lavorare più dell'altra. Quindi questo qui le mette in crisi, piuttosto che ad esempio la prima staccata, che è molto stretta a 90 gradi ma si percorre a bassissima velocità, i rettilinei, il grande, la compressione e poi la salita, in cui la vettura tra virgolette viene sbatacchiata di qua e di là dalle forze, e anche il fatto che ok, non c'è la compressione aerodinamica a schiacciare la vettura, ma c'è l'impennata della strada a schiacciare la vettura, quindi gli pneumatici qui sono molto stressati. E Pirelli adotta una scelta conservativa andando sulle tre mescole medie, quindi stando nel mezzo ed evitando sia una gomma troppo dura che, viste le temperature che potrebbero essere basse, sarebbe inutilizzabile e tenderebbe a strapparsi o fare graining, fare marbles, tutti i problemi che hanno le gomme, che una gomma troppo morbida che sarebbe inutilizzabile, anche perché i rettilinei sono lunghi, quindi le gomme tendono a raffreddare, poi dopo tendono a riscaldarsi nuovamente in curva. Quindi una gomma troppo morbida, diciamo che non sopporta bene questo tipo di stress. Sarà importante capire la strategia corretta, perché in questa pista, essendo molto lunga, i doppiaggi sono meno problematici, però i lunghi rettilinei favoriscono, al di là dei doppiaggi, che diventa molto facile doppiare un pilota visto i lunghi rettilinei, però sarà fondamentale sfruttare le gomme in relazione al DRS, perché qui il DRS può fare tanto la differenza, perché comunque le vetture sono scariche ma non sono scarichissime come Monza, quindi il DRS qui fa la differenza, e avere le gomme giuste per sfruttare la finestra del DRS può assolutamente risultare come la vittoria della gara. Perché molti team hanno cambiato il motore, poi ci arriveremo qui a Spa, proprio perché i lunghi rettilinei permettono tanti sorpassi. Se però davanti ti trovi una vettura con le gomme migliori delle tue, perdi questo grosso vantaggio che ti dà il DRS. Entriamo ora nel dettaglio con alcuni aggiornamenti portati dai vari team. Alberto, nelle FP1 abbiamo visto sulla Ferrari un'ala molto simile a quella di Baku, ma poi in FP2 è comparsa un'ala molto scarica. Subito sembrava solo a Leclerc, invece grazie alle foto del nostro Martellotta abbiamo visto che è stata provata anche da Sainz, ma proprio sull'ala posteriore tante idee su diversi team, soprattutto spicca anche quella originale della Aston Martin.
Sì, beh, allora diciamola così, quelle della Ferrari quest'anno in realtà non sono ali particolarmente cariche se le prendiamo, se le confrontiamo rispetto ad altre squadre. Quindi in realtà perché hanno provato quella di Baku? Per il semplice fatto che comunque da sempre la Ferrari in quella zona porta basso carico e la loro idea poteva magari essere, faccio un'ipotesi ovviamente. Proviamo quella di Baku, che nonostante sia scarica, è un po' più carica. Non fosse che risultiamo comunque abbastanza veloci sui rettilinei e poi guadagniamo quel qualcosa sulle curve rispetto agli altri. Probabilmente questo era un test, l'hanno provato, perché chiaramente le provi tutte. Rispetto all'ala invece dedicata a Spa, non ha probabilmente dato i risultati che si aspettavano. Cioè, è un tentativo che hanno provato, ma effettivamente alla fine mettere un'ala dedicata ancora più scarica sicuramente ha portato un miglior risultato, quindi in qualche modo hanno provato ad agevolare quel tratto guidato misto che c'è a metà circuito, però poi a conti fatti, come paragonando le prestazioni, e loro avranno tutte le telemetrie chiaramente, tra l'ala dedicata a Spa e l'ala dedicata a Baku, comunque quella di Spa che avvantaggia sopra, no, diciamo, di più i rettilinei ha giovato alla squadra e quindi probabilmente andranno su questa via. Poi abbiamo visto altre ali, una fra tutte, la cito, ma in realtà non c'è un grande cambiamento, semplicemente una dimostrazione di una certa continuità. La più carica di tutte ad oggi mi sembra comunque sempre quella Mercedes, che rispetto alle altre, ce ne sono altre molto cariche, vediamo McLaren, vediamo Haas, però come minimo sono a forma di cucchiaio, ovvero l'incidenza e l'inarcamento si riducono sui lati, invece Mercedes ha la stessa incidenza molto netta e anche l'inarcamento su tutta la lunghezza dell'ala, a dimostrazione del fatto che ancora cercano quella deportanza che su altre vetture arriva da altre parti. E invece, vediamo Red Bull. Allora, aspetta, Red Bull sembra comunque un minimo inarcata. Questo perché? Perché abbiamo detto, Red Bull fa con le sue pance lavorare bene il diffusore, ma le pance della Red Bull comunque non lavorano in termini di deportanza come quelle della Ferrari. Quindi il risultato è che Ferrari ha praticamente tre dispositivi sul retrotreno, le pance laterali, il diffusore e l'ala posteriore. Red Bull sacrificano un po' le pance laterali per far lavorare, diciamo, due dispositivi che sono il diffusore e l'ala posteriore. Quindi, secondo me, non è strano vedere un'ala posteriore di Red Bull un po' più carica rispetto, un po' più inarcata perlomeno rispetto alla Ferrari. Poi abbiamo altre squadre. Sì, Aston Martin fanno un giochetto un po' particolare, fanno un mischio, mischiano un po' una struttura cucchiaio, però cercano comunque di tenere un po' bassa l'incidenza. Secondo me, chiaramente questo è orientato alla resistenza aerodinamica, però dobbiamo vedere gli effetti perché, cioè, a quel punto conveniva tenere un'ala dritta poco inarcata. Cioè, dobbiamo vedere, una struttura così è particolare, non si è mai vista fino ad oggi ancora, quindi non mi voglio sbilanciare sui risultati. Sicuramente hanno cercato di fare un mix tra un'ala cucchiaio e un'ala invece a bassa resistenza. Diciamo che Aston Martin sta mettendo tanta fantasia. Risultati non ci sono, però la fantasia nel disegno c'è. Sì, indubbiamente stanno sperimentando tantissimo, anche perché vabbè, è un po' il primo anno che devono fare da soli in un certo senso, quindi ben venga la sperimentazione, in realtà, diciamola così, su una vettura di questo tipo particolarmente giovane. Altre squadre non mi stupiscono più di tanto, McLaren, Haas, tutte abbastanza cariche, ma abbiamo detto non hanno la configurazione migliore, anzi abbiamo detto la McLaren nelle scorse puntate è abbastanza simile a Mercedes in un certo senso, quindi non mi stupisce un'ala un po' più carica su quella vettura. Diciamo ad oggi vedo ben messa aerodinamicamente la Ferrari per questa pista, segue Red Bull, tutte le altre in realtà sono un po' cariche, visto il tipo di pista, non lo so quanto possa giovare.
sulla originalità della Aston Martin c'è già il pressing di Alonso. E continuiamo in casa Ferrari. Confermato il cambio motore per Leclerc, completo, quindi partirà dal fondo, ha fatto anche cambio, scarico, che dovrebbe avere anche il nuovo ibrido più potente. Werner, credi sia una mossa giusta questo cambio su un circuito come Spa e in previsione anche poi della tripletta senza sosta che chiuderà con Monza? Beh, inevitabilmente se l'hanno fatto tutti, perché mi pare 4-5 piloti l'hanno fatto, non è una cosa sbagliata. Sicuramente la partenza sarà fondamentale, molto più della pole position, perché fare la pole position virtuale per stare davanti a Leclerc, a Verstappen, scusate, perché anche Verstappen partirà dietro perché prende le penalità. Diciamo che si sono marcati un po' i due team, però. Quando si parte dalle retrovie, perché penso che partiranno 14esime, 15esime, così, quando si parte dalle retrovie è più importante partire bene che partire una piazzola davanti. Quindi è più importante che domani Leclerc parta bene piuttosto che stare davanti a Verstappen in qualifica. Quando si parte nella pancia del gruppo, un po' è il volere degli dèi, un po' è la bravura. È un po' è anche importante sopravvivere alla prima curva di Spa, che per chi è vecchio come me si ricorderà una gara con la pioggia, con una sfilza di vetture distrutte che ne passarono pochissime. Quindi la prima curva di Spa è critica. Una volta passata la prima curva, senz'altro un circuito con rettilinei così lunghi in cui c'è la possibilità di usare il DRS, la vettura migliore non può essere bloccata perché difendersi qui a Spa. Dire che è impossibile è un eufemismo, praticamente è difficilissimo difendersi qui a Spa, quindi senz'altro Verstappen e Leclerc riusciranno a sopravanzare molti degli altri piloti. Diciamo che la sfida sarà tra Sainz e Perez e vedremo se le Mercedes, anche se qui potrebbero, è strana Mercedes perché la Mercedes ha problemi a generare carico e qui non serve tanto carico, quindi potrebbe andare bene Mercedes. Però Mercedes si porta anche dietro quelle grosse ali. Abbiamo visto nettamente la differenza di carico tra le ali Ferrari e le ali Mercedes. Quindi dobbiamo vedere se il bloccaggio causato da queste ali farà la differenza o meno. Senza dubbio, ripeto, il DRS sarà fondamentale. Il non beccare i trenini, perché i trenini possono essere critici, perché io posso avere il DRS, ma se anche tu hai il DRS si rischia di rimanere bloccati. Le prime fasi della gara saranno fondamentali per i due Verstappen e Leclerc, perché se riusciranno a sopravanzare e mangiarsi il più rapidamente possibile gli avversari, potranno puntare al podio. Altrimenti il podio è una questione tra le due seconde guide e la Mercedes. E, sempre in casa Ferrari abbiamo anche delle novità sulla presa d'aria posteriore e una modifica alla carenatura nei bracci della sospensione posteriore. Werner, come commenti a questi aggiornamenti? Allora, l'aumento della carenatura sulla sospensione è strana perché aumenta di molto il volume, però dovrebbe inglobare i due bracci. Quindi probabilmente hanno visto in Ferrari che così facendo si puliscono i flussi. Magari si ha un po' più di sezione frontale, quindi si perde un po', però si puliscono meglio i flussi e questo evita dei distaccamenti di flussi, dei flussi che vanno dove gli pare, che sono assolutamente non voluti. La modifica sui freni, invece, secondo me, riflettendoci, non è per i freni, perché qui a Spa i freni non sono molto stressati, perché tra una curva e l'altra i freni possono raffreddarsi nei lunghi rettilinei. Quindi sono convinto che questa configurazione aiuti a livello aerodinamico, quindi serva più per livello aerodinamico, perché non so se si riesce a trovare un'altra foto, ma visti da davanti, quell'arco che fa il carbonio in realtà è aperto, quindi l'aria può uscire dietro, quindi quell'arco serve solo a guidare i flussi localmente. Sappiamo che le prese di freni vengono sfruttate sistematicamente per essere elementi aerodinamici più che per raffreddare i freni. Quindi
E in questo caso penso che anche stavolta sia quello l'obiettivo Ferrari, quindi guidare i flussi e non tanto andare a raffreddare ulteriormente i freni, perché proprio Spa non è una pista critica per i freni. L'Ungheria, Monaco lo sono, Spa no. E passando invece sulla Red Bull, confermata la sostituzione della Power Unit, intanto anche per Max Verstappen, quindi partirà anche lui dal fondo, quindi come ha detto prima Werner, una buona occasione per Sainz e Perez. E secondo alcuni rumors, Red Bull doveva portare a Spa anche un nuovo telaio, ma diciamo che confermato dalle nostre foto abbiamo delle novità invece, diciamo delle finezze sugli specchietti. Werner, ti faccio ancora una domanda a te prima di passare poi ad Alberto, e se vuoi un attimo commentare il regolamento sul fatto del telaio e anche appunto ecco la novità della Red Bull. Allora, diciamo che rifare un telaio, allora si è tanto parlato come Red Bull cambia l'adesivo, il budget cap. Da alcune mie fonti, un team come Red Bull ha circa 10-12 milioni, forse fino a 15, di euro, poi con l'aggiunta dell'extra budget per l'inflazione, per gli aggiornamenti nel campionato. Allora, fare un telaio normalmente costa 1 milione di euro a telaio più le attrezzature. Però rifare un nuovo telaio può implicare che siano cambiate le geometrie, ossia cambiata la laminazione del telaio e gli inserti. Noi non sappiamo in questo caso cosa sia successo, perché se hanno dovuto rifare le attrezzature la spesa è molto maggiore, cioè gli stampi per fare il telaio sono stati rifatti oppure no? La geometria del telaio è uguale oppure no? Questo noi non lo possiamo sapere. Perché se Red Bull avesse deciso di semplicemente rifare un nuovo telaio mantenendo la stessa geometria ma cambiando la laminazione, quindi gli strati di carbonio interni ed alleggerendolo, a quel punto la Red Bull avrebbe speso 1 milione di euro circa per fare il telaio e basta, che è circa l'8-10% dell'extra budget durante la stagione. E se veramente l'hanno fatto è perché avevano un grosso vantaggio di peso. E da questo punto di vista bisogna ricordare che un telaio va omologato, quindi c'è anche la spesa per l'omologazione del telaio, che non è tanto una spesa economica tanto quanto una spesa logistica, perché bisogna portare il telaio a fare l'omologazione e cioè bisogna aspettare i tempi della FIA, che per carità in Formula 1 hanno una corsia preferenziale, però sicuramente, visto che sotto le ferie di agosto non possono lavorare, questa omologazione è stata fatta prima di agosto, se è stata fatta. Quindi noi non abbiamo la certezza, perché il team non è obbligato a dichiarare di aver cambiato telaio nelle modifiche che fanno di gara in gara, è obbligatorio solo parlare dell'aerodinamica. Sicuramente tutti i team tranne Ferrari e pochi altri sono sovrappeso, quindi se Red Bull ha investito 1 milione di euro veramente o più, nel caso abbia dovuto rifare anche le attrezzature, a questo punto mi viene il dubbio, lo spenderanno anche per Perez? Non lo so, però c'è il dubbio. Chiaramente invece andiamo a guardare gli specchietti, sono modifiche di piccolissimo conto, addirittura a occhio direi che sembrano aumentare la sezione frontale, quindi svantaggino a Spa, però evidentemente la galleria del vento dice diversamente. Mi lascia riflettere tra l'altro anche lo specchietto, che forse è solo l'inquadratura diversa, ma mi sembra un po' più sfuggente. Questo qui è un intervento che avrebbe più senso, però siamo veramente ai minimi dettagli che non stravolgono. Questi faranno guadagnare, non lo so, 2 centesimi a giro, neanche. E andiamo ora in casa Mercedes. Oltre alla novità sul numero per celebrare i 55 anni di AMG, terza unità evoluta, ma novità abbiamo visto sull'Edge Wing, come possiamo vedere da queste immagini. Alberto, sembrerebbe solo in uso per Russell, ma comunque tanto lavoro di Mercedes in questa zona, negli ultimi Gran Premi. Sì, allora, in realtà questa modifica è un po' complessa da interpretare tutto subito.
Nel senso che hanno due configurazioni diverse i due piloti e quindi qua si possono pensare a due strade, cioè o un pilota rispetto all'altro preferisce una certa configurazione e allora hanno due fondi diversi, oppure la Mercedes stessa sta esplorando nuove strade per provare a migliorare quello che è il porpoising, unitamente al fatto di dover generare maggior deportanza e quindi di fatto dover un po' modificare il fondo piatto, cioè cercare il fondo, quindi dover cercare nuove soluzioni. Una ipotesi, se fosse così, cioè una qualche diciamo innovazione legata a qualche sviluppo che Mercedes sta cercando di portare avanti per risolvere porpoising e deportanza, potrebbe essere che hanno tagliato il fondo di Russell in quel modo. Per il semplice fatto che un po' come era avvenuto nel 2021, avevano fatto un taglio sul fondo per andare a eliminare diciamo, l'eccesso di deportanza che c'era proprio da quella zona lì. Cioè un test per vedere se modificando il fondo, cercando di renderlo meno efficace nel creare deportanza, potesse esserci qualche risvolto positivo. Altre questioni legate al taglio del telaio in realtà non me ne vengono molte, perché in realtà in genere un fondo, scusate, al taglio del fondo, perché in genere un fondo più esteso e più deportanza crea. La Mercedes in questo momento ha sete di deportanza, no? Vorrebbe, immagino, togliersi quegli enormi alettoni che trasforma la macchina in una vera propria barca a vela, no? In un certo senso. Quindi puntare su tutto il resto dei dispositivi sarebbe la strada. Però forse ci fa capire che per sistemare la macchina, a meno che non stiano lavorando su un piano B e quindi su una vettura completamente diversa per i prossimi anni, cioè l'unico modo per sistemare la macchina è ancora tanto lavoro e tanta sperimentazione e quindi in un certo senso che sì, sono bravi a conquistare le posizioni, prendendo le occasioni, sono la terza forza assicurata del mondiale, ma forse non hanno ancora compreso molto bene come far lavorare tutta questa macchina messa insieme. Allora, io la vedrei in questo modo, quindi sperimentazioni continue, non è di sicuro una ricerca di prestazione, anche perché non vai a tagliare un fondo per avere prestazione, quindi sarebbe un po' un controsenso. Forse qua a Spa, fammi aggiungere un'ulteriore ipotesi che mi viene in mente adesso. Puoi tagliare il fondo perché hai già tanta deportanza sull'alettone, un po' di resistenza la devi togliere e quindi forse provare a eliminare un po' di superficie, un po' di distorsione di flussi dalle altre parti della vettura, però è un po' tirata come ipotesi. Secondo me stanno ancora cercando di capire tutto il progetto, come farlo funzionare al meglio e tanto quest'anno lo danno per perso, voglio dire, sì, sono terza potenza, ma alla Mercedes che cosa gliene frega di essere terza potenza del mondiale? Tanto vale sperimentare. Cambiamo argomento. Settimana scorsa abbiamo parlato dei nuovi regolamenti per le Power Unit del 2026 e questa mattina è arrivata l'ufficialità, ecco, sui canali della Formula 1 dell'ingresso di Audi dal 2026. Werner, come commenti questa notizia? Va bene, era già nell'aria, fornitura che andrà al team svizzero. Sì, fa sempre piacere quando un costruttore grande come Audi entra in Formula 1. Avrebbero potuto utilizzare una show car diversa da quella che hanno utilizzato tutti, ma vabbè, questa è una mia fissa. Senza dubbio, Alfa Romeo era entrato in Formula 1 semplicemente come marchio da attaccare sulla Sauber. Audi entra in Formula 1 come costruttore vero e proprio, quindi si appoggerà a Sauber. Io sinceramente speravo che Audi avrebbe costruito una nuova struttura per aggiungere un team alla griglia, che per me far numero fa sempre bene. Purtroppo non è avvenuto. Bisognerà vedere se Audi riuscirà a fare quello che non sono riusciti a fare in molti. Quindi normalmente i vari giapponesi, i vari Aston Martin, quando sono entrati in Formula 1, ma anche la stessa Alpine, grandi propositi e poi dopo nessun risultato. Audi senza dubbio è abituata a vincere, è abituata a vincere molto nel motorsport. Sinceramente mi aspetto di vedere un Audi al top nel giro di pochi anni. Non subito, però entro il 2030 secondo me sarà uno dei contendenti al titolo.
bisognerà vedere quanto sono bravi a rubare know-how dagli altri e a essere attrattivi per quanto riguarda i tecnici e i piloti, perché sono tecnici che sì, li puoi coprire di soldi, ma non vanno in Germania, perché ricordiamo che il motorsport, la Formula 1 è in Inghilterra, in più ci sono i team italiani. Ha tirato una stoccata Audi, dopo decenni ci sarà per la prima volta un motore costruito in Germania, proprio perché la Mercedes il motore lo costruisce in Inghilterra. Quindi sarà difficile portare gente in Germania, però Audi e Audi possono anche costruirseli in casa i tecnici. Senza dubbio è un bene per il motorsport. Avrei preferito un team in più, ma ci stiamo. Poi ci sono anche news sui piloti. Sui piloti ne abbiamo ampiamente parlato settimana scorsa con le pagelle. E quindi abbiamo già parlato dell'annuncio di Alonso in Aston Martin. Di novità c'è la rottura del contratto McLaren con Ricciardo. E adesso vedremo un attimo come andrà avanti il discorso Piastri e i nuovi possibili cambiamenti. Andiamo un attimo sull'analisi delle prove libere. Oggi abbiamo visto nelle FP1 primo e secondo per le Ferrari, in FP2 invece ha concluso al primo posto Verstappen, tra l'altro sia in FP1 che in FP2 anche un po' qualche goccia. E Alberto, un commento un po' sui tempi, anche magari facendo riferimento alla domanda di Vincenzo De Giglio, se hai notato un po' un ritorno del porpoising qui a Spa. Ma allora, cioè personalmente devo essere sincero, ho guardato un po' la replica alla fine perché oggi ero immerso nel lavoro, quindi non ho ancora notato il porpoising. Sicuramente i tempi non mi stupiscono, nel senso che Ferrari io la vedo molto ben messa per questa gara. Poi sappiamo che l'FP1 è sempre un po', in un certo senso, fuorviante, no? Cioè sappiamo che i team fanno tutte le loro prove, fanno le loro raccolte dati e si sperimenta anche molto. Abbiamo visto semplicemente anche solo gli alettoni in Ferrari, li hanno provati più volte prima di decidere la configurazione. Quindi in realtà al momento non mi esprimo ancora. Però secondo me in un certo senso abbiamo in cima le due Ferrari nella FP1, abbiamo Max Verstappen e Charles Leclerc nella FP2 e questo ci dice che effettivamente sono ancora le macchine da battere, come lo sono state in tutte le altre occasioni, lo sono sicuramente qua a Spa, dove le macchine più bilanciate sono poi quelle che riescono a vincere. Perché? Perché è un circuito in un certo senso ad alto carico camuffato da uno a basso carico, perché tu sei costretto ad avere basso carico per via di quei due grandi rettilinei, ma poi dopo, se non hai una macchina equilibrata che riesce comunque a sfruttare bene tutte le sue doti anche nel tratto misto, no? Allora non riesci a fare il tempo. Cioè, nonostante vetture in parte scariche, la Ferrari e la Red Bull sono quelle che a quanto pare dimostrano un bilanciamento anche aerometcanico, una distribuzione dei pesi, una capacità di generare a bassa velocità la deportanza, tali per cui sicuramente saranno le auto da battere. Non mi stupisce per niente Mercedes un po' più nelle retrovie, perché appunto qua quell'alettone li uccide sui rettilinei, non riescono. E poi tra l'altro non riescono a essere efficaci nel tratto lento, dove in realtà una macchina che generi più deportanza servirebbe. E niente, quindi secondo me sarà ancora da battere Ferrari e Red Bull e poche altre, poi le altre si vedrà più in seguito. Poi qui, almeno a vedere dalle previsioni, sembrerebbe anche scongiurata la pioggia sabato e domenica, però il temporale a Spa è sempre lì, pronto. E torniamo ai nostri pronostici, visto che c'è Spa, i nostri precisissimi e puntuali pronostici. Werner, qual è la tua sensazione, ecco, qui a Spa? Io ribadisco che il mio canale YouTube è Werner's World e non farò più pronostici, perché quest'anno è maledetto,
perché ha iniziato con Leclerc che prendeva in giro Binotto all'ultimo giro della prima gara fingendo problemi col motore, e mamma mia, io non ci credo alla sfiga, ma è tornato come un boomerang. Quindi fate un salto sul mio canale in cui si parla tutto tranne che di Formula 1, e anche qui i pronostici non li faccio, mi rifiuto, perché basta, quest'anno niente pronostici, e consiglio anche Alberto di trattenersi. Beh dai, no, la tua idea Alberto ce l'hai sedata. Come io li faccio un po' più così per ridere, secondo me Ferrari con una buona gomma bianca riesce ad arrivare anche a quarta o quinta, invece Verstappen partendo quindicesimo sicuramente vince con 2 minuti di distacco dal secondo. Sì, però partendo prima fa 2 ciambelle e poi dopo sì, parte, perché non è troppo facile. No, beh, ovviamente in mezzo si gira, però non succede nulla. Il tutto da ottimi pit stop della Ferrari. Chiaro, chiaro. Niente, siamo veramente arrivati al termine di questa puntata. Non perdetevi le altre rubriche, soprattutto adesso che riprende il campionato, e quindi se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella e registratevi. Su newsf1.it poi trovate tutti i nostri articoli. Siamo anche su Facebook, Instagram, Twitter. E per chi vuole collaborare con noi, scrivete a info@newsf1.it. Saluto e ringrazio i nostri esperti, l'ingegnere Alberto Aimar e l'ingegnere Bernardo Quevedo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione e buon weekend di gara a tutti.